Beautiful, Charlie indaga su Ridge e Quinn, problemi per Cop. Beautiful, Charlie indaga su Ridge e Quinn dopo averli visti in bagno, problemi per Coco Spectra alla Forrester. Il segreto di Ridge e Quinn non è più al sicuro a Beautiful. Charlie ha trovato i due rinchiusi in bagno e trovato un fazzoletto sporco di rossetto. Lo stesso fazzoletto usato dalla Fuller per pulire le labbra dello stilista dopo averlo baciato. Il compagno di Pam si convince subito che i due abbiano una tresca e corre a riferirlo alla sorella di Stefanie. La donna, però, non crede al sorvegliante, convinta che siano solo delle azzardate fantasie. A detta di Pam, Ridge non farebbe mai una cosa del genere al padre Eric, soprattutto dopo i litigi dell'ultimo periodo. Convinto dalla segretaria, Charlie decide di non indagare più su Quinn e Ridge, ma i sospetti rimangono. Coco viene assunta alla Forrester ma Ridge la licenzia presto. Intanto alla Forrester Creations viene assunta Coco Spectra come stagista. Dopo le critiche di Rick, la nuova amica di Harry Lunga ottiene la fiducia del figlio di Brooke. Non ha però l'approvazione di Ridge e Forrester, che licenzia in tronco la sorella di Sally. L'uomo non si fida della giovane e la vuole lontano dall'azienda di moda. La decisione crea contrasto con Thomas, già arrabbiato con il padre per la carica di amministratore delegato condivisa con Steffi. Alla fine, Coco riesce a restare alla Forrester ma ribadisce a Sally e alla nonna Shirley che non è intenzionata a fare il doppio gioco. La studentessa non vuole rubare i modelli della concorrenza per la Spectra Fashion. Un duro colpo per Sally che è così costretta a tentare nuove strade per evitare il fallimento della sua impresa. Brooke si riavvicina a Bill Spencer, Steffi e Liam sposi. Pur amando Ridge, Brooke Logan è sempre vicina a Bill Spencer. La donna si reca dall'ex cognato per il suo compleanno e Dollar Bill ribadisce ancora una volta il suo amore. Di più, le dona il ciondolo che porta sempre al collo. Steffi e Liam, invece, progettano a Beautiful il loro matrimonio in Australia, con la collaborazione di Ivy Forrester.